Franco, io ho accettato con grande, io ho accettato con grande piacere l'invito di Franco Landella oggi ad essere qui insieme a tutti quanti gli amici presenti. Voglio rivolgere innanzitutto un saluto, vedo amici parlamentari, consiglieri regionali, vedo tanti esponenti politici a livello cittadino, le forze politiche che hanno sostenuto e condiviso la candidatura di Franco Landella e quelle che l'hanno fatto in un secondo momento. Quindi rivolgo a tutti quanti un saluto e un ringraziamento. Per me oggi è un'occasione duplice, innanzitutto per condividere la scelta che Franco ha fatto durante la campagna elettorale, che non mi ha visto presente nella sua fase finale come avrei voluto e come lui mi chiedeva, perché abbiamo deciso, ha deciso Franco, io ho condiviso con lui la scelta di evitare manifestazioni pubbliche alla luce del dramma che ha colpito questa città. Penso che sia anche doveroso, corretto e assolutamente condivisibile l'impostazione anche di queste ore, che vedrebbe naturalmente rivolgere la testa e lo sguardo, la voglia di un festeggiamento, ma che per il grande risultato ottenuto, ma che evidentemente vede prevalere ancora un sentimento di rispetto per il dramma che ha colpito la città di Foggia e quindi anche il profilo basso che con una conferenza stampa oggi si vuole dare per sottolineare questo risultato importante. Avremo modo certamente nei giorni e nei mesi successivi di poter ritornare anche politicamente a valutare al meglio e al pieno questo risultato con le modalità e il coinvolgimento necessario. E mi convince molto quello che Franco poc'anzi diceva rispetto anche alla necessità di mantenere alto il livello di coinvolgimento di tutti coloro i quali hanno dato un contributo positivo sia con la loro elezione ma anche a coloro i quali da semplici candidati non eletti hanno dato un contributo decisivo in una campagna elettorale che, come tutti sappiamo, si è definita per pochi voti ed evidentemente quando le sfide raggiungono una differenza minima tutti possono apprezzare il contributo di tutti, anche quello minimo, non di chi solamente ha dato un contributo molto alto. E vorrei anche cogliere l'occasione per poter esprimere, consentitemi questo, un ringraziamento anche per il mio risultato personale alle elezioni europee in questa città, in questa provincia, così come in tutto il collegio, un risultato che sicuramente sottolinea un livello per quanto mi riguarda di responsabilità molto alto, perché i numeri che hanno accompagnato la mia elezione al Parlamento europeo danno a me personalmente il peso e il senso e la responsabilità anche dell'impegno futuro di ciò che c'è da fare, perché una fiducia così ampia in un momento non certamente positivo per il nostro partito e per la nostra parte politica rappresenta certamente uno stimolo ulteriore a fare bene e meglio. E in questo senso voglio ribadire da parte mia in modo molto diretto, chiaro, la vicinanza non solo dal punto di vista politico, Franco, ma come tu dicevi dal punto di vista dei contenuti e dei problemi. La mia presenza oggi qui serve anche a dire che per quanto mi riguarda, per quello che rappresento, c'è la massima disponibilità a lavorare insieme congiuntamente a livello europeo e in modo più diretto e specifico per quelle che sono le opportunità che questa città può e deve cogliere, anche perché le condizioni di difficoltà finanziaria non possono che inevitabilmente riportare un'attenzione verso delle possibilità, delle opportunità che possono derivare per sostenere le politiche di investimenti che in questa realtà devono essere portate avanti. E qui io vorrei, perché temo che la politica spesso si divida su contrapposizioni sterili, sottolineare alcune questioni che in campagna elettorale sono state oggetto del dibattito, ma che io penso oggi debbano trovare un riscontro immediato. La prima è quella dello sblocco degli investimenti nell'utilizzo di risorse europee. In campagna elettorale il Presidente del Consiglio ha rilanciato la necessità, che noi sostenevamo da tempo, di non conteggiare nel patto di stabilità la quota di cofinanziamento nazionale per attivare le risorse europee. Ebbene, io penso che dopo il risultato elettorale oggi ci sia la necessità, e noi su questo incalzeremo, non di dire questo ma di fare questo, quindi ci aspettiamo da qui ai prossimi giorni un provvedimento che vada in questa direzione, perché diventa complesso e complicato in una giornata come quella odierna non sottolineare un dato. L'efficacia con la quale si è rilanciato un messaggio politico e programmatico che ha avuto la fiducia di milioni di italiani e per il quale noi non possiamo che prendere atto di questo, io sono stato fra coloro i quali ha da subito espresso i complimenti
augurato buon lavoro al Partito Democratico e a Renzi dopo il risultato delle elezioni europee, perché obiettivamente non riconoscere la vittoria è un dato sbagliato, quindi bisogna prenderne atto ed esprimere una valutazione serena a livello nazionale come a livello locale, Franco, nel senso che come noi abbiamo perso a livello nazionale, qui abbiamo vinto e quindi diciamo, la posizione deve essere omogenea, io mi auguro da parte di tutti, e prendere atto del risultato che c'è stato. Però oggi è una giornata nella quale i cittadini italiani stanno facendo le ultime code, perché stanno pagando diverse tasse. E io penso che sia importante sottolinearlo, perché agli slogan che sono stati efficaci durante la campagna elettorale poi seguono i fatti, e a partire dalla TASI mi sembra che oggi non sia una grande giornata per i cittadini italiani, quindi va sottolineato in modo molto chiaro per spiegare anche le ragioni per le quali noi oggi proponiamo e dobbiamo proporre una posizione alternativa dal punto di vista delle scelte di governo, che punti, ed è questa la seconda riflessione che Franco faceva e che io voglio recuperare, non a polemiche sterili e personali. Io sento in questi giorni che ogni volta che qualcuno assume una posizione che possa essere leggermente diversa si prefigura uno scenario di rottura, fuoriuscita. Io sono nel mio partito, lo sono convinto, non penso lontanamente di fare nulla di diverso se non quello di sostenere, questo sì, le mie idee, le mie proposte all'interno del mio partito, e non penso che questo costituisca un reato, fino a provare il contrario. Quindi mi sembra che sia giusto mettere in campo un sistema che possa essere un sistema che legittimi, che selezioni la nostra classe dirigente con il consenso dei cittadini. Poi gli strumenti li mettiamo in campo, li ragioniamo, li discutiamo, li confrontiamo, li condividiamo, ma penso che sia molto utile e molto importante cercare di avere nella scelta dei responsabili di partito a livello interno e di coalizione nella scelta dei candidati, a questo punto, se questo è il metodo per poter mettere insieme tutti, io penso che questo metodo vada perseguito. Ecco perché proprio nella giornata di ieri, su sollecitazioni che venivano fatte, ho ribadito che anche per le prossime elezioni regionali, io penso che nelle 8 regioni nelle quali si rinnoverà il Consiglio regionale in Italia, a partire dalla Puglia, evidentemente lo strumento migliore per discutere del programma innanzitutto, cioè di cosa noi vogliamo fare, perché poi non dobbiamo perderci dietro alle formule interne e basta, ma innanzitutto il programma, quello che noi vogliamo fare, è bene iniziare a discuterlo e avere un'occasione, un appuntamento nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nel quale discutere di cosa vogliamo fare e di come vogliamo farlo, individuando un sistema di selezione della classe dirigente che dovrà farlo, dando la parola ai nostri elettori, penso che sia il metodo migliore, più efficace, ma soprattutto che sia un metodo che regoli in modo oggettivo il traffico all'interno della nostra coalizione, per evitare che ci possano essere scelte che rischiano di contrapporsi. Allora mi sembra che questo sia un elemento molto importante che nei prossimi giorni e mesi ci vedrà impegnati, insieme alla necessità di affrontare le grandi questioni che riguardano le scelte amministrative. Foggia non è una realtà semplice, Franco, tu insieme a tutti coloro i quali collaboreranno con te avrete un compito molto difficile, sia per le condizioni di partenza, sia per le condizioni oggettive che dal punto di vista economico e sociale riguardano il nostro paese, il Mezzogiorno d'Italia, questa città, e quindi c'è bisogno della massima disponibilità, della massima volontà, della massima collaborazione, e quindi io colgo l'occasione per ribadire questa collaborazione che in passato non è mai mancata e che mi auguro anche in questa circostanza possa ribadirsi e possa essere alla base del nostro lavoro comune. Per questo io vi ringrazio, ti ringrazio per questo invito, ringrazio tutti gli amici della coalizione che sono presenti qui, con i quali penso sia doveroso attivare questa collaborazione, recuperare positivamente alcune situazioni e soprattutto alcuni metodi di lavoro anche positivi che noi abbiamo in questa città messo in campo, che possano superare una fase che abbiamo non condiviso, quella di questi ultimi 10 anni, e quindi rilanciare Foggia, la sua città, e soprattutto i programmi e gli obiettivi che tu porterai avanti, ribadendoti un pieno sostegno e una piena vicinanza in questo compito arduo, difficile, ma che con serietà e responsabilità io penso debba essere portato avanti, per il quale non si può che concludere dicendo noi ci siamo tutti al tuo fianco, siamo per lavorare insieme con te e insieme con tutti coloro i quali conoscono bene i problemi di questa città. Vedo Paolo, lo saluto in
qui in prima fila e anche i tanti giovani che si affacciano per la prima volta in questo impegno. Mettere insieme anche sotto questo punto di vista una sintesi che sia frutto di esperienza e di capacità di rinnovamento penso che sia il modo migliore per poter dare la giusta prospettiva a questa città. Grazie.